it is a little bit British, but also, of course, there are British actors like Gary Oldman and many others who are more in the way of Donald Sutherland. You find they have to absolutely immerse themselves in the character and not come out of character. That's not my style, really. So. What do you think about the Nielsen? I think it's legitimate. It's absolutely legitimate. I mean, I just find it exhausting. It's just too tiring for me. In between takes, I want to live a normal life, if you like. You know, I want to be the human being that I am. So it's just a different way. That's all. It doesn't mean the performance is any. I hope it doesn't mean the performance is any less intense when the performance happens. Kate Winslet is very similar to me, incidentally, but if we have a similar approach. Obviously, when turnover action happens, you have to be absolutely concentrated and absolutely committed. But in between, I don't know, in a funny way, I would find that distracting, because the reality is your performance is for the camera. It's not for the trailer or for the makeup room or for... Mr. Bellissimo. You know what I mean? It's for the camera. These letter translators is amazing. Lara, non si porta a casa il personaggio. Allora, in parte probabilmente il mio stile è un approccio, sì, britannico, che viene dal cinema inglese. Ci sono altri attori, come per esempio Gary Oldman, che vanno più nella direzione del metodo di Donald. Hanno bisogno di questa esperienza immersiva, si devono calare totalmente nel personaggio e non devono uscirne mai. Ecco, questo non è, diciamo, personalmente il mio stile. Paolo poi ha chiesto: ma cosa ne pensi di questo metodo? La risposta è stata: credo che abbia una sua legittimità di esistere. Personalmente io lo trovo molto, molto stancante, nel senso, tra un ciak e l'altro vorrei anche avere una vita, vivere la vita di persona che, insomma, che sono, di essere umano, però è un modo diverso e diciamo che è importante sottolineare che la performance, la prestazione non è meno intensa se la si fa in quel momento e se si esce dal personaggio tra un ciak e l'altro. Kate Winslet ha uno stile, un approccio molto simile al mio. Certo, quando si sente dire azione, bisogna essere completamente dentro, con grande impegno e con grande concentrazione, ma tra un ciak e l'altro può anche non essere così. Devo dire che sarà pure divertente, ma io la trovo piuttosto una distrazione essere sempre nel personaggio, anche perché la prestazione non è mica per i tecnici, non è mica per lo staff, la prestazione è per la camera, è di fronte alla camera. No, ha detto ora l'ultima cosa devi recitare per la macchina da presa, non per il campo e per il trucco. Non per il trailer, non per la trailer del resto, certo, non per il trailer, sì, lo so, però appunto volevo, non per il trailer, quello che vediamo prima del film. Non è quello il trailer, il trailer è la bella. Cioè, è il campo, lo so, ma era bellissimo, è bellissimo che ci sia questa doppia, questo gioco di parole.